Le passioni, ci hai parlato della fantascienza, dell'astronomia, Sì. quindi lui non era il classico attore concentrato sulla sua professione, era aperto Io credo a che un tutto questo mondo lui molto lo usasse vasto. per la sua professione. Cioè, io credo che in realtà le sue passioni servivano a nutrire la possibilità di interpretare un personaggio con un bagaglio ampio di conoscenze. Quindi non era l'attore nel quale ci si ficcava dentro un testo, era il contrario. No, lui piaceva molto, lui ha tradotto anche dei Sì? testi. Antonio Cleopatra, che fu l'unica sua regia, l'Otello, quello che nomino sempre perché per me è, con Fantoni, fecero loro la traduzione e poi la firmarono con degli pseudonimi, credo. Il Mercante di Venezia, lui si era fatto, poi non mi ricordo se fu usata la sua o no, sinceramente. C'è una traduzione di Riccardo III, perché per esempio nella mostra ci sia anche una teca con dei materiali autografi. C'è per esempio questo quaderno che tutti rimangono e che dà anche un po' la misura della maniacalità, perché lui c'è questo quaderno in cui lui ha scritto tutto quello che ha fatto, cioè la data, il titolo, la regia, l'anno. Il repertorio. Tutto, Archivio nel quale ricostruire anche la storia del teatro in Italia, la storia della televisione in Italia. quello che ti dicevo, ci sono per esempio le lettere, io purtroppo ho solo quelle che lui ha ricevuto, ovviamente. E alle poche persone che conosco, di cui ho quelle ricevute, ho chiesto se mi davano quelle scritte per avere, eccetera, ma ho avuto risposta negativa. Lo posso anche capire, magari sono anche cose intime, cioè io spero che magari a un certo punto si possa fare una cernita, no? Io per esempio adesso lui ha scritto un diario dal 1900 42 direi, o 43, forse il 43 inizia. E sto facendo un lavoro di censura, se mi permetti il termine, no? Cioè sto cercando di copiare quelle cose che ho voglia di condividere, evitando quelle che secondo Certo. me non sono intime o comunque non sono. Con una metrica di rispetto nei confronti della Sì, sua. però è il mio metro e questo è l'unico dubbio che ho, perché lui citava spessissimo il Belli, no? Lui ha fatto un recital su Belli straordinario, purtroppo non c'è ripresa appunto televisiva, però ci sono le registrazioni e lui citava sempre il fatto, no? Sai che era un prete e che lui disse di bruciare tutto. E il suo, non si dice attendente di un prete, come si dice, insomma, l'assistente, Certo. non lo fece e salvò tutto. E se non fosse stato per la decisione di questo ragazzino, io me lo immagino, non ce l'avremmo il Belli, Ma quindi secondo te tuo padre avrebbe voluto che qualcuno distruggesse tutto quello che aveva scritto? vabbè, il primo quaderno, ti ripeto, c'era 12-13 anni, c'è scritto ovunque: non leggete, Hofli, no, Hofli non c'è, sicuramente non c'è perché è troppo, capito, divieto d'accesso, non leggete, però anche sul mio diario c'era Certo, scritto certo. così. Ma poi la domanda è: perché scrivi un diario se non è perché vuoi che venga letto? Certo. Quindi adesso ho cominciato a fare questo lavoro qua. E
Poi voglio dire, è pazzesco, cioè avere la possibilità di riattraversare tuo padre a 12 anni, 13 anni, credo che sia raro. Già io ho avuto la possibilità di rivederlo, perché adesso tra iPhone, tutti abbiamo, Certo. chiunque, già da 10 anni, le foto, cioè scusa, non le foto, perché le foto è normale, ma il video, la voce per esempio. Quanti miei amici, io mi ricordo che dico, io non mi ricordo più la voce di mia madre, io non mi ricordo più la voce di mio padre, perché così non c'era l'uso, no? Che c'è adesso invece ed è normale per tutti. Ma tu parli della voce familiare, quella intima, non quella professionale. Quella l'ho ritrovata in Quotidiana. questa intervista, in qualche modo l'ho Ah, ritrovata in questa ecco, intervista di Valerio, che appunto ha un aspetto non professionale, molto 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 una chiacchierata, e da questo punto di vista è bellissimo avere questo documento, perché per chi lo conosceva è proprio Gigi, cioè sì. per me è mio papà, e per chi lo conosceva è proprio Gigi, così com'era, e per chi non lo conosceva è un pezzo di lui che se no non si potrebbe Inedito. conoscere. No? Sì. Come padre è stato il classico padre che era sempre in tournée, sempre assente oppure no? Allora, lui era molto severo con mio fratello, con me non tanto, perché io ero più furba probabilmente, ero più, quindi io non ho fatto in tempo ad entrare in conflitto con mio padre, e questo probabilmente è il motivo per cui anche è rimasto co sempre così forte questo, cioè io scherzo sempre, dico che il nostro Edipo è rimasto lì, cioè nel senso che quei 18 anni mi devono bastare per tutta la vita, però lo svolgimento dell'Edipo non ha avuto la possibilità di riscendere, come dire, di finire l'arco. E quindi sono la tipica figlia innamorata del padre, punto, lì sono rimasta, Certo. colpa sua, non mia. E poi ovviamente sono cresciuta, sono una donna adulta che ha avuto a sua volta figli e tutto, eccetera. Quindi ora ci scherzo sopra, in realtà sono molto più obiettiva. Sicuramente 20 anni fa non ero come sono adesso su di lui. Però ci sono anche tante cose che non mi riguardano, secondo me. Nonostante io sia adulta, nonostante siano passati 35 anni, eccetera, così, per me rimane mio padre. E quindi ci sono ambiti che non mi interessano, nel senso che sono. Non credo debbano fare parte di me, cioè, non è quello il mio ruolo, ecco. Poi con questo non voglio dire che se qualcuno critica mio padre o lo ha conosciuto e ne ha un'immagine negativa, anzi, mi piacerebbe confrontarmi con qualcuno che ha avuto esperienza negativa, perché tutti, cioè, è Non ne ha ancora santificato. trovato nessuno No. che abbia un No. ricordo negativo di tuo padre. No. Probabilmente non si esprima, io credo che non si esprima, però è un po' santificato, no? Cioè è un po'. Questo ti dà un po' di fastidio? No, no, mi va benissimo, Ah. però sono tanto obiettiva da dire che forse, cioè io co ne conosco anche da sola dei difetti di mio padre, cioè. Ad esempio? Era di una pignoleria noiosissima, era farfallone, a me non mi toccava la cosa, però mi ha anche usato per telefonare a giovani amanti la cui mamma avrebbe detto, uè. E quindi ha fatto chiamare me, cioè nel senso, ecco, la nostra complicità arrivava a questo, e
E io me ne approfittavo assai, nel senso che comunque era, poi erano quegli anni, no? Che per cui lui per carità è sempre stato un padre, non gli veniva neanche il dubbio di essere l'amico, però era un po' così, no? In quegli anni era Sì. molto. Beh, erano gli anni del femminismo, erano gli anni della Sì. contestazione, erano gli anni di piombo anche, Anche sì. per me sono stati quelli. Perché la mia adolescenza è legata proprio agli anni 70 e quindi con tutto il peso degli anni di piombo, ma ancora con tutto L'apertura. sì, con tutta la sensazione di apertura, di cambiamento, di costruzione.